Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento in diretta con la nostra informazione. In apertura, i controlli che sono stati rafforzati ulteriormente intorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match Ucraina-Inghilterra, previsto appunto per domani. Saranno allestiti dei checkpoint in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli. Spaventa infatti la variante Delta che potrebbe eventualmente avere una diffusione ulteriore in questa occasione. Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna e il rispetto della quarantena di 5 giorni. Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della capitale, sorvegliati speciali già da oggi, massima attenzione per monitorare l'eventuale arrivo di tifosi dall'Inghilterra. Sotto la lente, la zona dello stadio, la fan zone e anche pub e locali del centro dove i tifosi inglesi potrebbero andare a vedere il match. E c'è molta attesa anche per la gara di questa sera. A partire dalle ore 21 l'Italia affronterà il Belgio, l'Allianz Arena di Monaco, e questa sera saremo proprio in diretta per vedere quanta attesa c'è in città per questa gara fondamentale per gli azzurri. Intanto, per quel che riguarda la campagna vaccinale, le dosi sono assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500.000 somministrazioni al giorno medie, che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell'80% degli italiani vaccinabili e vaccinati. Voglio rassicurare, ha detto il generale Figliuolo, le dosi ci sono e con queste dosi saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi. Le dosi le abbiamo per tutti, ha rassicurato quest'oggi il generale, commissario straordinario per la campagna vaccinale. Se poi qualcuno pensava di finire la campagna a fine luglio per dire che è il più bravo di tutti, non potrà farlo, ma deve finire come gli altri a fine settembre. Non sappiamo quanto dura questa immunità, ha voluto precisare Figliuolo. Se dovessero arrivare evidenze scientifiche per cui c'è bisogno di un ulteriore richiamo, noi siamo pronti. La variante Delta, come tutte le altre varianti, è una derivazione del ceppo di questa malattia. Gli scienziati dicono che con la doppia dose si è abbastanza sicuri e quindi noi dobbiamo accelerare con le doppie dosi e continuare il piano vaccinale per chiuderlo il prima possibile. Intanto, nella nostra regione, con la collaborazione dell'esercito, Poste Italiane ha consegnato 12.100 vaccini, 4.100 Janssen e 8.000 di vaccino Moderna, per un totale appunto di 12.100 dosi. Così Poste Italiane con SDA, che è il proprio corriere, e con l'aiuto dell'esercito italiano, nuove dosi per la nostra regione. Intanto i dati del contagio in Italia continuano a scendere, ma non bisogna abbassare la guardia. Solo 6 su 10 dai 12 anni in su sono vaccinati con la prima dose, così evidenzia il report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. L'indagine di positività al test per il coronavirus è pari all'1,91%, quindi risulta positivo al coronavirus circa un paziente su 50 nuovi testati, in calo rispetto alla settimana precedente. A livello nazionale si registrano le seguenti percentuali per le fasce di età considerate: il 14% fra i 12 e i 19 anni, il 49% fra i 20 e i 49, il 75% fra i 50 e i 69, l'86% fra 70 e 79 anni e il 92% degli over 80. La media nazionale è al 62,63% di persone che hanno ricevuto la prima dose. E proprio l'allentamento delle misure anticontagio, con un apparente ritorno alla vita normale, il clima vacanziero, rappresentano dei presupposti buoni per la nuova stagione dei saldi estivi. C'è un cauto ottimismo, infatti, anche in regione per i saldi che prenderanno il via il 3 luglio per concludersi il 31 di agosto. Sentiamo allora che cosa ci ha detto la Presidente dei Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis.
Diciamo che questi saldi estivi 2021 sono accompagnati da un cauto ottimismo, un po' anche per l'allentamento delle misure, per il contenimento del Covid e per questo clima di vacanza che si sta respirando. Allora, due moniti. Uno riguarda appunto tutte le misure che dobbiamo continuare ad utilizzare nel momento in cui entriamo in un negozio proprio per il contenimento della pandemia da coronavirus. Quindi dobbiamo sempre tenere le mascherine, dobbiamo igienizzarci le mani prima di toccare i capi d'abbigliamento e prima di indossarli e dobbiamo mantenere una distanza interpersonale di 1 metro, ovviamente con persone estranee al nostro nucleo familiare. Fuori dai negozi all'ingresso deve essere affisso un cartello dove viene indicato il numero di persone che possono accedere al negozio. Per quanto riguarda invece i consigli di acquisto, è ovvio che quest'anno più che mai gli italiani utilizzeranno anche le piattaforme online per acquistare. Quindi ci sono delle regole che valgono comunque, sia nell'online che nei negozi fisici, e sono la separazione dei capi che sono in saldo dagli altri capi. Quindi bisogna distinguerli in maniera evidente. I capi in saldo sono i capi della corrente stagione, quindi primavera e estate. Deve essere chiaramente indicato il prezzo di partenza, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Ulteriormente vale sempre la garanzia per prodotti difettosi, quindi se compriamo un capo d'abbigliamento, scarpe, borse e quant'altro, e nei 2 anni successivi all'acquisto questi beni manifestano dei vizi, si rompono, si sgualciscono, che ovviamente sono vizi non dati dall'usura ma da un difetto del prodotto, abbiamo la possibilità di chiedere la riparazione oppure la sostituzione e nel caso in cui questo sia impossibile possiamo chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, che tradotto in termini semplici vuol dire il prodotto è difettoso, io lo rendo al negoziante e il negoziante mi restituisce i soldi, non un buono. Solitamente viene dato un buono, in realtà dovrebbero essere dati i soldi che sono stati pagati. Ancora l'economia, 600.000 euro da dividere tra lavoratori e imprese artigianali del settore del legno, messe a disposizione del fondo di categoria presso l'ente bilaterale del Friuli Venezia Giulia. A parziale conforto delle perdite subite per il periodo di sospensione del lavoro avvenuto nel corso del 2020. Così l'accordo firmato in queste ore da Confartigianato, FVG e CNA per la parte associazioni di categoria e poi anche per le sigle sindacali in rappresentanza dei dipendenti. Nel concreto, in ogni situazione in cui nel 2020 vi siano stati almeno 25 giorni di fermo produttivo e cassa integrazione, saranno erogati 200 lordi una tantum a ciascun lavoratore, mentre le aziende riceveranno 100 euro lordi per ogni dipendente. E c'è difficoltà in carne, in particolare a Tolmezzo, per un'azienda, la Pigna Envelopes, che ha incontrato le segreterie territoriali e ha informato che a seguito del termine della commessa per la fornitura di buste a Poste Italiane, cui l'azienda non ha aderito in occasione del rinnovo del bando a causa del ribasso che avrebbe costretto le aziende italiane a produrre sotto costo, l'azienda si trova ora in stato di difficoltà, ha dichiarato una perdita di fatturato che si attesterà intorno al 25%. Per far fronte alla situazione e tenere in equilibrio i conti, si prevede una riduzione del fabbisogno del personale che l'azienda ha quantificato in 8-10 lavoratori tra operai e impiegati. Per evitare il ricorso ai licenziamenti, l'azienda, su richiesta sindacale, ha dichiarato la necessità di ricorrere alla cassa integrazione già a partire dal prossimo mese di settembre, mentre per il mese di agosto si ricorrerà alla fruizione delle ferie forzate. L'Unione Europea non pensi di poter stravolgere l'applicazione delle proprie stesse regole. L'assegnazione ad un vino bianco croato della dominazione Prosek è in palese conflitto con la DOP italiana Prosecco e con tutte le normative comunitarie. Così l'assessore regionale alle risorse agricole Stefano Zanni reunisce così la propria voce a quella dei tanti esponenti italiani di diversi schieramenti politici, europarlamentari, deputati e governatori in primis, che in queste ore si stanno opponendo con fermezza alla richiesta avanzata dall'autorità di Zagabria alla Commissione europea per l'avvio della procedura di riconoscimento
della menzione tradizionale Prosek a un vino bianco prodotto in Croazia. Ricordo che già alcuni anni fa la Croazia aveva chiesto il riconoscimento della denominazione, allora rifiutato da Bruxelles in quanto palese plagio del nostro Prosecco, ha detto Zannier. Se l'Unione Europea intende mantenere un minimo di credibilità rispetto a regole condivise, si comporti con coerenza e blocchi immediatamente la richiesta. Intanto il prezzo della benzina va alle stelle, stangata da 270 euro a famiglia. I listini dei carburanti hanno toccato di nuovo livelli da record. L'inflazione resta inchiodata ai livelli del mese scorso, ma per gli italiani che si apprestano ad andare in vacanza si prospetta una stangata estiva. In scia ai rialzi dei prezzi del petrolio, infatti, i listini dei carburanti hanno toccato livelli da record e questo trend, secondo i conti fatti dai consumatori, rischia di tradursi in una zavorra di ben 270 euro all'anno per le tasche delle famiglie. In effetti il prezzo medio di un litro di benzina è salito a 1,628 euro al litro, con un rialzo di circa il 16%, e quello del gasolio a 1,489 euro. Più 15,5% circa, il che, secondo le stime del Codacons, significa che per un pieno di benzina un automobilista spende oggi 11,20 euro in più rispetto allo scorso anno e 10 euro in più per un pieno di gasolio. A dar conto di questa situazione è stato anche l'Istat, le cui stime preliminari vedono l'inflazione ferma a giugno all'1,3%, lo stesso livello di maggio scorso, ma registrano come principale driver del caro vita ancora una volta i prezzi dei prodotti energetici. Sul fronte dell'inflazione di giugno, l'Istat spiega tuttavia che, oltre al rincaro degli energetici, alcuni segnali di lieve ripresa si manifestano in altri comparti merceologici. I prezzi degli alimentari lavorati azzerano infatti il calo registrato a maggio e quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona tornano a crescere. Torniamo in regione. Domani riapriranno al pubblico le piscine e il centro benessere delle Terme di Arta, dove finora sono state mantenute le attività curative. Questo pomeriggio poi l'avvio delle attività del parco termale, con anche l'inaugurazione di un chiosco. Sentiamo. Quali sono gli obiettivi nella gestione di questo parco delle Terme? Allora, finalmente riapriamo questo parco in maniera rinnovata. Ci saranno moltissimi servizi attivi. Avremo i campi da tennis, che sono prenotabili sia per prenotazioni individuali, quindi con i ragazzi del tennis club di Tolmezzo. Ci sarà poi il mini golf per i bimbi, per i più piccoli. Ricordiamo che all'interno del parco il parco è attraversato dalla pista ciclabile, per cui è comodo sia per fare un giro in bici che per fare una passeggiata anche con i bambini, anche con i passeggini. E all'interno del parco sarà presente questo Ciringhito on the boot, che sarà un fornitissimo chiosco che appunto sarà a disposizione dei nostri ospiti e dei nostri turisti, ma anche di tutte le persone del luogo, dei nostri cittadini. Parlando adesso dell'avvio della stagione estiva, quali riscontri state ricevendo? Ma guardi, ottimi direi, ottimi. Si vede proprio a vista d'occhio che c'è un bel giro, vedevo anche stamattina qui alle Terme e anche giù al parco, nonostante sia ancora tutto un po' in progress, c'è assolutamente un ottimo riscontro. Abbiamo fatto molto per questa ripartenza, sia in termini di promozione, sia in termini di organizzazione di attività che saranno presenti per tutta l'estate. Andiamo fino a ottobre con tutta una serie di attività come escursioni all'aria aperta, degustazioni, lezioni di yoga, pilates, meditazione nel bosco, forest bathing e quant'altro. E quindi abbiamo lavorato molto e i risultati cominciano a vedersi. Per quanto riguarda le presenze straniere, che polso avete? Allora, diciamo che ripartono, i tedeschi stanno scendendo nuovamente, anche nel periodo di Pentecoste c'è stato un bel giro e non possiamo assolutamente lamentarci, e diciamo che stanno anche loro un po' scoprendo e riscoprendo anche le nostre mete montane. Andiamo adesso al mare, dove c'è difficoltà a Grado per la mancanza di un pediatra. Il sindaco infatti ha ricevuto una rappresentanza dei genitori dell'isola che lamentano la mancanza di un pediatra di riferimento fisso. Da aprile 2019 infatti si sono susseguiti ben 6 pediatri, una situazione ormai insostenibile, dicono le famiglie della comunità, con i genitori che sono costretti a interfacciarsi continuamente con una persona differente. Non c'è monitoraggio della crescita, non c'è continuità, specie per i più piccoli, e va anche aggiunto che in questo periodo estivo il pediatra è assente e le famiglie sono costrette ad andare fuori dal comune per le visite. Da qui la richiesta del sindaco ad Asugi e all'assessore alla sanità Riccardi di intervenire.
Ancora la cronaca, rintracci di migranti nel capoluogo friulano. Nella giornata di ieri i carabinieri di Udine hanno identificato 3 richiedenti asilo, tutti maggiorenni, privi di documenti, del Bangladesh, trovati a camminare in baldasseria bassa. Altri 2 cittadini stranieri, in questo caso pakistani, segnalati vicino all'ex caserma Cavarzerani, sono entrambi maggiorenni. Nel primo pomeriggio poi ulteriori 3 richiedenti asilo pakistani maggiorenni sono stati segnalati ai militari del Norm di Udine. Tutti sono stati trasferiti presso la Cavarzerani. Infine a Udine, in viale 23 marzo, un migrante minore, cittadino afghano, è stato identificato dai carabinieri di Remanzacco e è stato accolto in una struttura per under 18 non accompagnati. Sgomberato un immobile per motivi sanitari in via Marsala, sempre a Udine. Al lavoro questa mattina il personale della squadra mobile della questura e della polizia locale è intervenuta sul posto con 2 pattuglie. All'interno c'era il proprietario, un 55enne udinese, dipendente delle poste, assistito da un amministratore di sostegno, e 11 persone, 10 uomini e una donna di nazionalità italiana, africana, sudamericana. Tra di loro anche un noto pregiudicato. Le condizioni igieniche dell'abitazione erano oltre ogni limite. Chi è entrato all'interno della struttura ha raccontato di condizioni disumane e odori nauseanti. Negli anni sono stati numerosi gli interventi delle forze dell'ordine, legati tra le altre cose allo spaccio di droga e a tensioni varie a causa dell'ammassamento di diversi soggetti. Gli occupanti, ha raccontato un vicino, cambiavano di continuo, c'è sempre una grande confusione, feste la sera anche con 30-40 persone. In uno degli ultimi casi alcuni partecipanti si minacciavano di morte, sono intervenuti i carabinieri e la gente scappava dalle finestre. La casa è stata dichiarata inagibile. Infortunio sul lavoro alla Electrolux di Porcia. Durante il turno di notte una persona è rimasta ferita mentre stava operando su un muletto. Per causa in corso di accertamento è finito addosso a una colonna portante. Nel violento impatto è caduto a terra riportando diverse contusioni. È stato soccorso e trasferito all'ospedale di Pordenone. E questa mattina tra le 10 e le 11.30 la stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino è intervenuta per aiutare una donna di 70 anni di Udine, infortunatasi lungo il sentiero CAI 662 nei pressi della località Origne, a quota 480 metri. I soccorritori hanno portato a piedi la barella fin dove la signora era scivolata, procurandosi una probabile frattura alla caviglia, e l'hanno trasportata a spalla all'ambulanza che l'attendeva a bordo strada, una decina di minuti dal sentiero stesso. Adesso parliamo dei Fusilas di Cercivento, un'altra iniziativa per ricordarli. È stata una giornata storica, memorabile, perché si è sancito finalmente, dopo oltre 100 anni, la restituzione dell'onore a questi 4 alpini. Si è riallacciato il filo tra la memoria del popolo, che li aveva sempre ricordati, e la responsabilità delle istituzioni, che li hanno in qualche modo non solo ricordati, ma anche restituito l'onore. Difatti questa legge non restituisce solo l'onore a loro, ma restituisce l'onore a noi stessi. L'assunzione di responsabilità che un danno fu fatto, e quindi non riconoscerlo sarebbe per noi un disonore. E quindi con questa legge parte una nuova avventura, per cui la Regione si impegnerà a studiare la storia di altri che furono fucilati per l'esempio, per continuare questo riconoscimento dell'onore, che è un onore prima di tutto delle istituzioni. L'avvio di un percorso che deve essere portato avanti sicuramente nella nostra regione, ma anche in tutto lo Stato italiano. L'auspicio è che quanto fatto dal Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia sia uno stimolo anche per il Parlamento per risolvere una questione che si trascina da oltre 100 anni. E poi un coinvolgimento delle comunità, degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in particolare del coordinamento degli enti locali per la pace, il CRELP, che da tempo sta lavorando sui temi della pace e dei diritti umani sul nostro territorio, che su questa vicenda può davvero portare dentro il mondo della scuola e dei giovani delle istanze che sono fondamentali. Finalmente ritorniamo l'onore a questi 4 ragazzi, a questi 4 alpini che più di 100 anni fa sono stati fucilati dietro il cimitero. Anzi, io lancerei anche un'idea che potrebbe essere veramente una giornata itinerante, questa del ricordo, fatta proprio nei comuni di Forni di Sopra, di Maniago, di Palluzza, di Cercivento, proprio per ricordare i posti da dove provenivano questi 4 ragazzi.
Un aggiornamento per quel che riguarda l'Udinese, il ritiro estivo, sono state definite le tappe per i bianconeri, si comincia con il 7 luglio con il raduno e l'inizio della preparazione che avverrà all'interno dei campi del Bruseschi e della Dacia Arena con primi giorni di test ai lavori atletici e poi invece il 12 di luglio ci sarà il lavoro sul campo con la prima fase del ritiro a Udine fino al 19 luglio quando è stabilita la partenza per Sankt-Veit dove la squadra si fermerà per il consueto ritiro estivo fino al primo di agosto, quindi nuovamente la località della Carinzia ospiterà la squadra bianconera per il ritiro. È tutto per questa edizione, torniamo in diretta alle ore 19 a più tardi.